Ma mi scusi, ma non sarebbe possibile magari avere una dottoressa donna? No. Sua ragione, lei è un dottore, è un dottore. Lo so anche che devo parlare di me. Io in realtà non so bene perché sono venuta, sa. Solo che ultimamente io ho pensato un po' di più a mia madre, che quasi quasi ho l'impressione che è lei che mi ha detto di venire qua. Io ho due bambini, che sono gli amori della mia vita. Ma stanno crescendo e, insomma, io lo so che cominciano a capire certe cose, magari prima ero un po' più tranquilla, dicevo, sono ancora piccoli, ma ieri sera ho visto qualcosa nei loro occhi che ancora non avevo mai visto. Ho visto della paura. Magari prima io non la vedevo, sa, quando uno non vuole vedere. E come pochi giorni fa ho letto un testo, sa? Ho letto un testo che secondo me era mandato mia mamma, non so perché mi sono messa questa idea in testa, però gliel'ho portato perché penso che questo mi aiuterà. Mi aiuterà a fare il primo passo. Ce l'ho, lo prendo. Non sto a spiegarle come l'ho trovato. È un testo di una donna che scrive a sua figlia e io ho pensato che mia mamma mi avrebbe potuto scrivere questa cosa, che magari, insomma, gliela leggo. Allora, dice: "Non sono affatto d'accordo con mia madre, la quale pensa che nascere donna sia una disgrazia. Mia mamma, quando è molto infelice, sospira: Ah, se fossi nata uomo. Lo so. Il nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini. La nostra dittatura è così antica che si estende perfino al linguaggio. Si dice uomo per dire uomo e donna, si dice bambino per dire bambino e bambina, si dice figlio per dire figlio e figlia. Nelle leggende che i maschi hanno inventato per spiegare la vita, la prima creatura non è una donna, è un uomo chiamato Adamo. Eva arriva dopo, per divertirlo, combinare guai. Nei dipinti che adornano le loro chiese, Dio è un vecchio, con la barba bianca, mai una vecchia, con i capelli bianchi. E tutti i loro eroi sono maschi. Eppure, o proprio per questo, essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Per cominciare dovremmo batterci, per sostenere che se Dio esistesse potrebbe essere una vecchia, con i capelli bianchi o una bella ragazza. E dovremmo batterci per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela,
Quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Dovremmo batterci per dimostrare che dentro questo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede di essere ascoltata. Dovremmo sostenere che essere madre non è un mestiere, non è neanche un dovere. È solo un diritto fra tanti diritti. Ma non bisogna scoraggiarsi. Battersi è più bello che vincere. Viaggiare è molto più divertente che arrivare. Quando sei arrivato o hai vinto, avverti un gran vuoto. Ecco. Io sono qui per questo. Anch'io adesso ho voglia di battermi.